Ed è così che si conclude Undertale, o almeno quello che dirò alla fine di questo episodio. Non sentite più la musichetta stramba che c'era l'altra volta, perché sono tornato indietro e mi sono rifornito. Infatti, se vedete, ho tutto. Sono praticamente immortale da quanto ci vo. E non va più avanti. Ah, è vero, qua c'era senso, mi sono dimenticato. Allora, cosa è? Ehi, sei stato impegnato, vero? Dunque, una domanda per te. Pensi che la persona peggiore possa cambiare? Che tutti possono essere una brava persona quando si provano? No, 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 no. Ok. Beh, ecco una migli domanda migliore. Vuoi che ti faccia molto male? Perché se fai un altro passo, non proprio non ti piacerà quello che accadrà dopo. Run sbagliata senso. Mi dispiace vecchia signora. Ecco perché non faccio mai promesse. Oh, mai provata prima d'ora, dai. Vediamo, è un bellissimo giorno fuori. Gli uccelli cinguettano, i fiori sbocciano. In giorni come questi, bambini come te dovrebbero bruciare all'inferno. Wow, che si comincia da così? Oh, con calma, con calma. Wow. Minchia. Ah. Mi sono sempre stupito perché le persone non usano il loro attacco più forte per i primi. Porco schifo, questo qua è potente. Ecco perché non ti ho mai affrontato prima. Cominciamo a combattere, dai. È stato bello, ma. Oh, cavolo. Cosa? Pensi che me ne stia qua a prenderle? Sì, come fanno tutti. Come faccio anch'io? No, io no. Come fanno tutti i boss? Tu sei l'unico, maledetto. Devi stare fermo a prenderle. No, le schiva, le schiva. I nostri ricerchi hanno mostrato una grandissima anomalia nel continuum spazio-temporale. Le linee temporali saltano a destra e a sinistra, fermandosi e non avanti. Porca. Ero concentrato. Ero concentrato, scheletro di. Non posso dire niente. Ok, ci siamo divertiti, ma adesso è meglio giocare sul serio, eh. Giochiamo sul serio. Uno. Che quale maledetta persona ha inventato queste cose? Che cavolo. Meglio cominciare a giocare sul serio, dai. Finché tutto non finisce. E che sono tutte ste ossa? Siamo in un cimitero. In senso, è un cimitero, però è lui che produce i cimiteri da quante ossa ci sono. Sono le catacombe di Cartus queste. È colpa tua, vero? Io sono solo arrivato qui e ho ucciso tutti, ma non ho toccato le linee spazio-temporali, non so nemmeno cosa siano. Quindi, chiama un elettricista. Chiama un elettricista, io non ne so nulla. Andiamo con la Circe. Non puoi capire cosa si prova. Cosa si prova a far cosa? Non so, qua tutti mi incolpano. Beh, forse no, che hai ragione. Perché dopo aver ammazzato tutti mi sa che di qualcosa dovranno incolparti, no? Eh beh, che ti lasciano a piede libero. Sapendo che un giorno, senza preavviso, tutto finirà. Interessante come pensiero filosofico, ma non ho proprio il tempo di starmene qua a pensarci su, perché sto combattendo una boss fight cattivissima con uno scheletro ancora più cattivo. Vedi? Come faccio a dirvelo? Ho lasciato perdere di tornare indietro molto tempo fa. Oh, i nostri fantasmi. Che cavolo! Ma questa è facile, sì, facile. Cavolo! Basta, sono in trip, non capisco più niente. Lucky Hero, che sarebbe un panette. E attacco aumentato di 4. Ma se le schiva tutte! Se le schiva tutte, io che posso. Beh, cavolo! Sono caduto anche nel fosso. Vediamo. Ha funzionato. Ha funzionato. Lucky Hero di nuovo, però non recupero quasi niente. Sì. Vai. Ultimo. Quasi no hit, quasi no hit. Ne ho preso uno. Ho preso uno sberlone a forma di ossa. E tornare alla superficie non mi interessa più ormai. La superficie è bella, la superficie c'è la luce, la superficie c'è il sole!
Cosa sei? Uno sporcaluna oscura di Gwendolyn per caso? Sto mischiando due giochi completamente differenti, non chiedetemi perché lo sto facendo. Perché tutto quello che facciamo... torneremo semplicemente a qui, senza alcuna memoria di questo, vero? Ancora, tutte robe che io non so nulla. Oh, le sto schivando. Comincia a prendere colpi o sono io che comincio a prenderne di colpi, Per essere sinceri, mi è difficile dare tutto a me stesso. Anche a me. Non dico che mi sto scaldando perché sarebbe una cazzata alla Dragon Ball, quindi... No, io veramente sto andando in... L'ultimo stava per... Aveva già la bocca aperta con l'onda energetica che mi... Era un palmo dal naso. Ma per fortuna ha detto... Il gioco ha detto no, il livello finisce qui. Ma è solo una scusa per essere figo. Cavolo se lo so. Ecco perché mi rispecchi. Io non ho voglia di far nulla. Questa parte la so far bene, tutto il resto lo prendo. Prendo sberle avanti, indietro, destra, sinistra, su e giù. Neanche in diagonale. E tutto quello che so è che vedendo quello che accadrà dopo, non posso permettermi di fregarmene ancora. Allora tu lo sai, sai cosa succederà? Io sterminerò tutti. Tu sei tra quelli. E basta mettermi... No, stavo scherzando. Metti livelli facili, va bene? Metti livelli facili, che è più facile per tutti. Oh. Dicevo, tu ti piace muovere quella cosa, vero? Ascolta, so che non mi hai mai risposto prima, ma lì dentro, da qualche parte, posso sentirlo. C'è un barlume di una brava persona dentro di te. C'è la memoria di qualcuno che un tempo voleva fare la cosa giusta. Mi conosce fin troppo bene. Qualcuno che in un altro tempo... In un altro tempo forse avrebbe... sarebbe stato un amico? Avanti amico. Mi ricordi? Per favore, se mi stai ascoltando, dimentichiamoci tutto questo. Poso la tua arma e... Beh, il mio lavoro sarà molto più facile a quel punto. Sense ti sta risparmiando. Prima di tutto recuperiamo la vita che... Che... Leggendary Hero. Ma no, ho sbagliato. Ho detto no, non ho usato quella potente. Sense ti sta risparmiando. Sense mi mette davanti a un bivio, vero? Lo sai. Ti voglio bene, Sense. Sei la mia controparte. Ma niente di personale. È solo il mio lavoro. Ma schivata anche questa! Gli tiro un porco, schiva anche quello! Beh, quello contava come colpo. Credo che tu voglia fare le cose difficili, vero? No, cavolo! Maledetto! Questa l'ho schivata però! Anche questa! Anche quella no! No, mi attacca col menu! Mi attacca attraverso il menu! Ma anch'io ti attacco attraverso il tuo menu, se tu avessi un menu! Sono strano, ma prima di questo stavo sperando che noi due fossimo amici. Ho sempre pensato che l'anomalia... Ah, pensavo che l'anomalia rendesse tutti infelici. E quando avrebbero avuto ciò che avrebbero voluto, avrebbero fermato tutto questo. Wow, cominciano i laser di nuovo! Che cavolo, Dragon Ball Super Ki? Eccole qua le Kamehameha che volevate tanto. E forse tutto quello che mi serviva, non lo so. Il buon cibo, delle risate, degli amici. Wow, che sta succedendo? Basta mettermi in crisi. No! Non è giunta ancora la mia ora. Che cavolo, non l'attacco di prima. Porco! Sei un maledetto. Queste io non le auguro al mio peggior nemico queste cose. Oh, 60 HP. Vabbè, ma... Wow! E no, mi sbada da davanti e indietro adesso. Però sono un comodino. Non c'entra molto, ma sono un polpo che mi sbattono sugli scogli. Lui mi sbatte su... Sulle pareti. Ma è ridicolo, vero? Sì, tu sei il tipo di persona che non vuole essere felice. Parli del personaggio o di me? Perché se parli di me sei... piuttosto fuori strada e basta con attaccarmi col menu, non riesco. Il cervello non si spegne mai contro di lui. Continuerà a consumare le linee temporali ancora e ancora, finché... Beh, ehi,
Ascolta me, figliolo. Un giorno capirai quando smettere. Io devo smettere. Manco fossi un tossico del CERT. Col cavolo, io non smetto di combattere. Determinazione, che sia buona, che sia cattiva, sempre determinato sto. E attacco aumentato di 4, ma quante volte devo dire... Wow! Ehi, che tutte ste sberle, cosa sono? Tutta la vita ho perso... cavolo, devo farlo dopo. Oh, sto in crisi! Beh, come è giusto che sia. Ok. Wow! Dalla parte sbagliata addirittura. Possiamo giocare? Andiamo sul serio. Stiamo andando sul serio, però. E quel giorno è oggi? No, non è oggi. E basta, vasto casino. Questa. Lo so, ce la faccio. Ce la faccio, sono determinato. Anche con un 1 di vita. Perché, vedi, tutto questo combattere mi sta veramente stancando. Anche a me. Anche a me. E basta. Io so che lo speravate tanto, ma alla fine è arrivato il momento. Ma tornerò. È già successo con Undai e sono tornato più forte di prima. Ci vediamo dopo. Ok, siamo arrivati allo stesso punto di prima, dove ci ha fatti porconare. Però stavolta ho ancora delle cure. Ho ancora delle cure, Scheletro maledetto. L'ho schivato, sì. L'ho schivato, mal schivato. Non si capisce niente. L'ultimo proprio mi ha preso, mi ha detto. Perché vedi, tutto questo combattere mi sta veramente stancando. Sì, più o meno, più o meno siamo arrivati qui. E basta, maledetto, ci sto capendo niente. Non posso premere 3 volte lo stesso tasto. E se mi forzerei ancora di più, dovrei usare il mio attacco speciale. Il mio attacco speciale. Oh, cavolo, ho imparato a combattere di questi cannoni. Sì, sono dei cannoni, più o meno. No, avevo 11 di vita, posso resistere. Sì, il mio attacco speciale ti sembra familiare? Perché dopo la prossima mossa lo userò. Dunque, se non vuoi vederla, è un buon momento per morire. Sembra qualcosa che... un sintetico direbbe. No, porchissimo! Sei un maledetto. Non mi aveva nemmeno toccato. La spunta dell'osso mi ha, non so, mi ha carezzato i capelli, mi ha pettinato, ma non sono morto per quello. Benissimo. Qui ci ha minacciati di farsi il suo attacco speciale. Ora vedremo se lo farà veramente. Ah, è vero, devo prima attaccarlo. Ok, devo stancarlo il maledetto, sennò... Oh, il cavolo che ci attacca. E vabbè, però può essere un po' più buono, No. Prima è bene, ora sappiamo. No, i cannoni! Preparate i cannoni! Eccoli qui! Sono già pronti, chiamate Sens l'artigliere! Sto farneticando, lo so. È una brutta cosa. Beh, ora non c'è più nulla. Sei pronto? Sopravvivi a questo e ti farò vedere il mio attacco speciale. Wow, potenza! Che è sta roba? Lo schiverò! Cosa sta succedendo? Wow. L'LSD in confronto è una camomilla. Su, destra, sinistra, triplo. No. Io ti odio, sei porchissima. L'attacco speciale mi ha fottuto. No, quell'attacco prima dell'attacco speciale mi ha fottuto. Ma io ho visto che... No. Mi ha salvato e basta. Ok, meno vita, no, però più vita, 50 di vita, 50, no, meno, ancora meno, vabbè, sopravviviamo, ce l'ho fatta fino a quel fatidico punto, dobbiamo solo imparare come basta con queste ossa, dobbiamo solo imparare come schivare, questo è il problema più grande, quante ossa ho preso? 27, cavolo, se ne ho prese, ho preso più in faccia di quante ce ne sono in tutto il livello, dai. No, ora c'è l'inferno di Dante sotto forma di videogioco. No, ce l'ho fatta, stront. Non sto morendo, che stai facendo? Che minchia stai facendo? È fuso anche lui da quanto abbiamo combattuto. Ok, basta così, non stai facendo nulla, basta. 0-1 di vita vuol dire che non puoi più fare niente.
Che boss fight del cavolo. Uff. Ok, è così. È tempo di un attacco speciale. Sei pronto? Ora non c'è più nulla. Dov'è l'attacco speciale? Non c'è. C'è nulla. Che stai facendo? Boh. Sì. Infatti. È letteralmente nulla. E non sarà mai nulla. Capita? So che non posso batterti. Uno di tuoi turni, tu mi ucciderai. Quindi ho deciso che non sarà mai più il tuo turno. Avrò il mio turno per sempre finché non abbandonerai. Anche se significa stare qui fino alla fine dei tempi. Capito? No. No, no, io non ho capito. Non ho capito. Questo è truccare. Ti annoierai qui. E se non sei già. Ti sei già annoiato, intendo. E ora. E dunque tu finalmente abbandonerai. Io non abbandono. Perché non abbandono? Determination. Se così si può dire. Avanti, Sense. Cosa facciamo adesso? Vuoi fare una partitina a scopa? Io conosco il tuo tipo. Tu sei molto determinato, vero? Non abbandonerai mai la speranza, anche se non c'è nessun beneficio nel perseverare adesso. Se posso chiedere. Non importa cosa. Tu continuerai ad andare avanti. Non importa se desideri buono o cattivo. Ma solo perché pensi di farcela. È giusto perché puoi e perché devi. Poesia ai momenti più critici di tutto. Sai cosa facciamo qua adesso? Hai le carte di briscola a scopa? Sai cosa vuoi fare qua per l'eternità? Ma ora hai raggiunto la fine. Non c'è nulla per te adesso. Dunque, in mia opinione, la cosa più determinata che puoi fare qui è gettare la spugna e fare qualcos'altro. Allora, vediamo chi si annoia prima. Non mi sto annoiando. Sai perché? Perché sto giocando a Clash Royale col telefono. Chi si annoia prima adesso? Chi si annoia prima? Tu! Ok, mi sto annoiando. Sì. Perché fai il cinese? Non ci vedi? Neanche tu ci vedi? Ah, ok, vabbè. Sarà stanco, che volete? Dopo mezz'ora di boss fight. Ci vuole un po' di rilassamento. Avanti, addormenta. Addormentato. E dai, basta respirare, smettila. Zzz, sta dormendo. Cosa faccio adesso? Sto spostando la scatola. Oh mio Dio, questo va fuori da tutti i termini. Ok, se io mi sto. Me ne sto Non so se me ne sto andando o dove sto andando. Adesso. Ah, capì. Sto andando alla fight. Ciao, ciao, Sainz. È stato bello conoscerti. Cosa? Davvero pensavi che tu fossi. Io ne sono sempre stato capace. Sanguina? Eh? Non è uno scheletro. Dunque, penso che è così, vero? Solo. Non dire che non ti ho avvertito. Ah. Eh sì, è stato brutto però finirla così. È stata la migliore boss fight. Beh, andando da Grilbis. Dove vuoi andare conciato così, scusa? Ma. Ciao. So venire anch'io. Mi sto annoiando qui. Allora? Papyrus? Vuoi qualcosa? Non c'è Papyrus. Capito. Allora, credo sia Crepa. La cosa peggiore che abbia mai fatto. È la stessa roba che ho detto con Papyrus. Però questa supera il limite umano. Supera il limite umano. Salvataggio non mi interessa. Andiamo avanti. Finiamo la questione una volta per tutte. Molto bene, Capra. Cosa vuoi fare? Adesso? Curioso. Ma non hai visto una pianta piangere prima d'ora? Eh?
Tu sei quello di cui il fiore mi ha avvertito? Ciao. Che tipo di mostro sei tu? Scusa, non posso dirlo. Beh, ora, bene, bene. Non c'è nessun motivo di combattere. Perché non risolviamo tutto davanti a una tazza di tè? Odio il tè. Capito? Sono allergico. Non sto scherzando, l'ho fatto per il... Cosa? Perché tu... No, ma almeno... E finisce sempre così. Ma poretto, ma poretto. Che dovevo uscire lì da coltellate, però. Sempre in questo modo finisce. E ancora. Questi semini. Visto? Non ti ho mai tradito. È stato tutto un trucco, vero? Capito? Stavo aspettando che tu lo uccidessi. Dopotutto sono il tuo amico. Sono utile. Prometto che non starò in mezzo a te. Posso aiutare. Posso. Ti prego. Non uccidermi. Mi dispiace, ma... Ok, è morto, basta così. Basta così. È morto. È sparito dalla... È sparito. Sparito, che cavolo. Gli ho spaccato gli atomi, a dire tu. È lo specchio sporco. Oh, cavolo, qualcosa. Congratulazioni. Io sono Nikris. Non ho capito. Mi stai rubando l'identità. Il demone che viene quando la gente chiama il suo nome. Non importa quando. Più veloce, dai, ho l'ansia. Non importa dove. Il tempo dopo tempo io apparirò. E con il tuo aiuto noi stermineremo i nemici e diventeremo forti. Lo siamo già. HP, attacco, difesa, ora esperienza, livello di violenza. Ogni volta un numero aumenta e quel sentimento sono io. Nikrith, sì, sono io. Piacere. Ma tu e io non siamo lo stesso. Però questa anima che risuona con una strana presenza, con uno strano sentimento, è la ragione che tu continui a ricreare questi mondi. Cosa? Questa è la ragione che tu continui a distruggerli. Tu sei... Eh? Ah, sei distrutto da un sentimentalità perversa. Non posso capire questi sentimenti. No, ancora di più. Dopotutto, mi sento obbligato a suggerire che dovresti ricreare di nuovo questi mondi, questo mondo. Un'altra via sarà migliore. Non so, sto capendo nulla. Ora, partner. Ok, rimandiamo questo mondo nell'abisso. Posso decidere? Ok, non sono venuto qui per nulla, quindi facciamolo. Cavolo, l'ho fatto. Bene, sei un grande partner. Saremo i migliori amici per sempre, vero? Che crashato tu? Mi esploso il gioco. Che cavolo? È tornato da capo. Non so, ho aperto. Ma finivo in un altro modo, Genus. Forse perché io l'ho già fatto una volta e quindi cambiato qualcosa. E dunque, sì, questo è il motivo. Questo è che succede quando finisce la Genocide. Quando finisce di nuovo la Genocide. Io la prima ormai l'ho fatta, non posso dirvi. Questa qua è la seconda che faccio, quindi. E finisce in un altro modo la Genocide, la prima Genocide. Ma più o meno la roba è questa qua, solo che succede un'altra cosa. Ma me la vado a scoprire voi. Dopotutto, Undertale è definitivamente finito dopo questo episodio. E vi ringrazio per aver seguito la serie di Genocide e di Pacifist. Dunque, detto questo, spero che continuerete a seguire il nostro canale e ciao a tutti!